Sono entrato all'epoca Piaggio Aero Industries e mi hanno inserito in questo reparto che all'interno di uno stabilimento di 100 anni, però come ha detto un collega precedentemente, tenuto come un gioiellino. E dopo il giro di presentazione, anche lì sempre la curiosità: ma chi sei? Non ti ho mai visto, ma forse sei quello che abita a Finale, però lavori fuori, diciamo, i vari convenevoli di rito. Sono stato assegnato a due ragazzi, uno un po' più giovane di me e uno della mia età, che mi hanno inserito a quello che mi hanno condotto dentro che sarebbe stata la mia vita operativa. Il motore Rolls-Royce Allison 250, un piccolo turbo albero a ruota libera. E il primo avvertimento è stato: qua, attenzione a cosa si fa, perché queste cose, piaccia o non piaccia, vanno per aria. Per cui se si monta, se si smonta, se si controlla, bisogna sempre, nel momento in cui si lavora, la testa deve essere al 100% sul lavoro. Poi ci si ferma, si parla, si ride e si scherza, ma durante la fase operativa concentrati. L'iter prevedeva per la prima settimana, le prime 2 settimane, di osservare l'operatore qualificato a fare il proprio compito, cominciare a intervenire per quelle che potevano essere le piccole cose, pulire il pezzo, riporlo, anche solo guardare qual era il suo numero di serie, qual era il suo numero di parte, individuarlo sul manuale. Dopodiché sono partito con lo smontaggio. Dopo un 2 o 3 mesi di, diciamo, solo di smontaggi, lavaggi e controlli visivi, sono passato alla parte di montaggio e poi, dopo un esame interno, sono stato qualificato per il montaggio di sottogruppi e del motore intero. Lavoro, tecnicamente, noi riceviamo il motore, o nel mio caso anche il modulo, quindi una parte staccata di questo motore dal cliente con la vita limite al termine, il problema, il dubbio, l'inconveniente. Di concerto con l'ufficio tecnico si analizza quali sono state le cause e poi mi viene data l'input di smontarlo o smontare una parte. Il motore viene lavato, va nel reparto della galvanica. Il motore viene lavato, pulito, vengono fatti i ritocchi dove si possono già fare, viene analizzato qual è l'inconveniente. Di concerto col cliente viene presa una linea di intervento, dopodiché, al termine di tutto il ciclo dei controlli, delle sostituzioni, delle immissioni di parti nuove, il motore o il modulo arriva al montaggio. Seguendo il manuale della casa madre, viene riassemblato totalmente o parzialmente, va in sala prove. Il motore viene provato, viene certificato e viene restituito al cliente, dove altri colleghi che fanno assistenza tecnica assistono direttamente il cliente nell'installazione del sul velivolo e la rimessa in servizio. Lo stabilimento a Villanova era necessario. Una ditta che costruisce aerei, lo dico a malincuore perché da finalese acquisito, da dipendente che andava a lavorare a piedi se non in bicicletta, Villanova è stato un salto. Però Villanova è su un aeroporto, ha possibilità di espansione. Villanova è uno stabilimento nuovo. Diciamo che è una riga su un foglio bianco che comincia da un punto e va avanti. Finale avrebbe dovuto subire, per quello che richiede adesso il mondo dell'aeronautica, avrebbe dovuto subire delle trasformazioni troppo grandi e che avrebbero impattato anche sul paese. Per me le aree verranno utilizzate, devono essere utilizzate. C'è un hangar che è una struttura meravigliosa, con ancora all'interno quella che è stata una magnifica galleria del vento, che per un paese come Finale, che vuol fare turismo, l'appiaggio era una risorsa economica anche per altre attività, non solo per chi lavorava sull'aereo, sul motore, sulla manutenzione dello stabilimento, diciamo che ha dato da mangiare anche ad altri settori. E quindi quest'hangar ben sfruttato apre il mondo a mille possibilità. Io son convinto, credo, spero e voglio vedere qualcosa di utile per Finale Ligure su queste aree.